spiegarla è anche semplice. Noi abbiamo approcciato bene la partita nel primo tempo, poi probabilmente nella prima occasione, se non erro, nell'occasione del calcio d'angolo abbiamo subito gol, un gol che onestamente quando subisci gol in queste partite poi è difficile perché poi la squadra avversaria si riversa tutta nella propria metà campo per tutta la partita È stato un po' quello il fatto che ci ha penalizzato, aver preso quel gol in un'occasione sporadica. Non abbiamo subito perché stavamo subendo l'avversario, ma su una palla inattiva. E da lì si sono complicate le cose perché questa squadra, nella sua storia, fa fatica ad incontrare squadre chiuse. Ma noi come squadra delimitiamo dei limiti quando dobbiamo giocare su questi campi, parlo proprio di terreno di gioco che non permette un gioco. E quando troviamo squadre chiuse, completamente chiuse, ci è andata male, si è stati sfortunati a subire quel gol, altrimenti magari saremmo riusciti a fare un'altra partita, credo, anche nelle difficoltà, ma quando trovi 10 giocatori davanti all'area di rigore, è difficile provare ad impensierirli. Noi come squadra quest'anno il Teramo è una continua sofferenza. È una continua sofferenza riuscire a vincere, riuscire a far gol, è la nostra storia, ma non è una giustificazione, ma non è neanche una cosa pessima perché siamo sempre riusciti comunque a mantenere equilibrata la classifica, a mantenere un certo stile di gioco, perché noi non siamo quella squadra che difende in 10 davanti alla propria porta e butta via i palloni. Io onestamente preferisco vedere una squadra così che ci prova, anche se ha fatica a finalizzare, è vero, però preferisco vedere una squadra così che ci prova in tutte le maniere, anziché vedere una squadra che non vuol giocare, che ha come strategia quella di mettersi là dietro in 10 e non giocare. Quindi sono contento della nostra squadra, non sono contento di questo risultato, non sono contento delle sconfitte, ma come allenatore io sono il primo a doverle accettare. Abbiamo perso, ma non è stata la stessa sconfitta. A Vibo Valentia, secondo me, nel secondo tempo abbiamo un po' mollato e non c'è stata una reazione. Oggi ho visto una grande reazione dal gol subito. Ho visto comunque una squadra che per tutto il secondo tempo ci ha provato contro una squadra, ripeto, totalmente chiusa nella propria metà campo. E quindi è diverso perché la squadra ha avuto una reazione, ha fatto un buon secondo tempo. Credo che sia una questione di modulo o di uomini. Il primo tempo abbiamo subito un calcio d'angolo, in quel calcio d'angolo abbiamo preso gol, quindi non è un discorso tattico, non è un discorso che gli avversari ci hanno fatto girare o non riuscivamo a capire il loro gioco, eravamo messi bene in campo, quindi è proprio un discorso di aver subito un episodio e in quell'episodio abbiamo subito gol. Le scelte sono state dettate dal fatto che l'ultima volta che abbiamo cambiato la difesa a 4 è andata male, e quindi spostare dei giocatori nella difesa a 4 poteva essere pericoloso. Abbiamo giocato a 3, ma detto questo, il primo tempo non abbiamo subito niente dal punto di vista offensivo da parte degli avversari. Quindi, dopo il secondo tempo, ho ricambiato perché per andare a vincere la partita abbiamo provato a giocare con le 4 punte. Io sono allenatore e devo portare risultati a questa squadra e non mi tiro indietro da questo. Quindi, queste sono valutazioni che devono fare la società. Io come allenatore devo riuscire a fare il meglio con i ragazzi, con la squadra. Si tratta di competere, si tratta di non dire io mi impegno al massimo, ma a vincere le partite. Quindi questo è un discorso che spetta alla società. Da parte mia rimango molto sereno perché so la difficoltà di questo campionato e so la difficoltà noi come squadra di affrontare questo tipo di partite. Io credo che questa squadra per adesso abbia dato veramente tanto in questo campionato, nelle difficoltà.